Ciao ragazzi, namaste. Voglio comprare qualcosa per Natale. Cioè, nel senso, qualcosa da mangiare, perché di regali non mi piace ricevere e soprattutto non mi piace farli. Che cazzata. Io sono contento quando regalo, sono contento per la felicità di altri. Col cazzo. Tanto i miei regali, le cose che mi sono state regalate, mai indovinate, nessuna mi è piaciuto, per cui cazzo di regali. Il pensiero conta, ma va a cagare il pensiero. Il pensiero è quello che, cioè, nel senso, io sono più contento di un messaggio la mattina, di una chiamata la mattina per vedere come sto, come ho dormito, di un regalo di merda. Il pensiero conta, sì, però non trasformato in una cosa materiale. No, basta che tu non dimentichi di me, mi chiami ogni tanto e io sono contento per questo. Poi, perché bisogna aspettare Natale per farsi regalare qualcosa, no? Non è una stronzata, dai. Comunque, ups, arriva il pullman. Devo aspettarlo qua, perché sennò la strada diventa troppo stretta. Comunque, voglio continuare il discorso che l'ho già fatto in passato, però mi sono ricordato vedendo un video su YouTube in quale si parlava di tanti errori che si fanno facendo errori verbali, quando si fanno questo tipo di video, cioè senza essere preparato, senza essere tagliato, aggiunto, studiato prima, come io per esempio. Sono salito in macchina, ho detto dai, faccio un video, però non sapevo di quello che parlo, e mano a mano mi vengono in mente un sacco di cose, delle cose, no? Tipo questa per esempio. Voglio dire che ricevo un sacco di messaggi, impara italiano, ok, non mi vanto di essere uno che parla italiano alla perfezione. Dopo 25 anni che sono in Italia avrei potuto impararlo meglio, però vabbè, diciamo che vai dietro, no? Un attimo. Manco un metro si schioda. Ma puttana Dio, porco, puttana merda, vecchietta di merda, puttana industriale. Si è fermato? Era un incrocio. Dietro di sé. Il deserto africano, porca miseria. Si è messo lì dove era la strada più stretta. E ho detto vai avanti, no, faccia di scimmia, porca puttana, scimmiona. Vabbè dai, dobbiamo essere più buoni perché è Natale, no? A Natale siamo tutti più buoni, no? Che cazzo. E stavo ritornando al discorso di sì, dopo 25 anni avrei potuto imparare meglio, soprattutto l'accento, però me ne sbatto i coglioni, non me ne frega niente. Quando sono in un ambiente dove devo fare bella figura, nel senso ho da guadagnare qualcosa, mi impegno di parlare bello, di essere, cioè, insomma, fare bella figura. Questa espressione italiana, bella figura, che non esiste in nessun'altra parte del mondo. Neanche l'espressione vestito da morto di fame, vestito da festa. Vabbè, niente.
ragazzi, sto tornando al discorso del parlare, di fare video. Quando faccio questi cazzi di video, prima, uno, sono concentrato a guidare. Secondo, non me ne frega niente di parlare correttamente grammaticalmente o neanche accento italiano corretto. Non me ne frega niente. Come viene, viene. Ripeto, non ho niente da guadagnare. A chi piace, piace così. Tante volte ne ho sentito, oh, che l'accento simpatico. A certe persone magari piace, no? Tante volte mi scambiano per un sardo. Vabbè, dopo una lunga conversazione se ne accorgono che sono straniero. Però se dico sì, dicono, oh, sei sardo. Stavo dicendo che soprattutto facendo i video così spontanei, parlando da solo come un pirla davanti a un cellulare, nel mio caso è facile sbagliare non preparando niente in anticipo, un discorso, qualcosa, è molto facile non lavorando dopo il video. Io non faccio altro che, dopo che lo sto filmando col Filmic Pro, io lo metto in iMovie, aggiungo quel cazzo di iscrivetevi al canale se no mi ciucciate i calzini, metto una foto, quella di una miniatura e basta, roba da 30 secondi. Per cui non sto qua a tagliare, a ritoccare, a fare. Poi aggiungo un filtro che l'ho sempre aggiunto, quello Blockbuster. Niente altro. Poi vorrei vedere voi, quelli che commentate, se a lavoro parlo italiano e inglese. A casa parlo rumeno con mia madre, con i miei amici, così. Inglese parlo con tutto il mondo, con tutti i miei amici. Però un inglese che varia dalla regione alla regione geografica. Perché se parlo con un indiano, il mio inglese è diverso di quello quando parlo con un British man. Niente, questo volevo dire che e questo è un tocco di originalità. Il mio accento rumeno, sardo, rumeno, come cazzo volete dire, il mio parlare grammaticalmente scorretto. Cazzo, se vi piace bene, se no, ma l'ho sempre detto, andate a fanculo. Ma di botto tutti quelli che non gradite, non sono del vostro gradimento. Va bene, niente, adesso io sono in vacanza, oggi è sabato, non mi viene da credere che ho 2 settimane libere. 2 settimane. Vedete, ho notato una cosa interessante. Io da Milano arrivare a casa mia faccio dislivello, no, 750 metri. Boh, non lo so, Milano che altitudine è sopra il livello del mare, non lo so. Comunque, se non vivo più qua, in settimana sono a Milano, ogni volta che vengo, se salgo, scendo, il mio corpo non è più abituato a queste salite, a dislivello, e mi si chiudono le orecchie, cavolo, anche adesso sto scendendo, vado a fare la spesa, mi si sono tappate le orecchie. Quando abitavo qua andavo giù, su, mai, mai.
sentivo solo ad altri che venivano dei amici dall'altra parte, mi si è le orecchie stappate. Io ho detto, a me mai, cioè mi sono abituato, non mi succede più. Va bene, niente, domani arriverà la mia amica, domani sera. Dal Giappone via London. È un po' timida, però la metterò dentro nei video. Così vedete anche voi. Farò video insieme, perché sai com'è. Ma cazzo, vigili del fuoco. Dove cazzo vanno? Brucia qualche casa. Speriamo di no. Bene, niente ragazzi, adesso ho tempo, farò più video come nei vecchi tempi, non tutti i giorni, ma vediamo. Ma dai cazzo, puttana, dio porco.